Benvenuti a tutti, buongiorno. Siamo al Comune di Serrata Fontana per presentare il cartellone delle festività natalizie 2020-2021. Do il benvenuto al sindaco di Serrata Fontana Irene Iacono, al consigliere comunale Roberta Martera, al consigliere comunale Vincenzo Maltese e agli amici dell'Associazione di Sant'Angelo e della Proloco di Serrata Fontana. Il Comune di Serrata Fontana ha sempre provato a tenere alto quello che è stato il periodo delle festività natalizie. Quest'anno ovviamente sull'entusiasmo e la spinta della nuova amministrazione si è potuto invece realizzare e collezionare un programma di ampio respiro che tra poco scopriremo nel dettaglio, un lavoro di gruppo che ha visto un lavoro di coordinazione del comune, ma che trova forza e sostegno in quello che è stato l'apporto delle associazioni che hanno permesso di realizzare numerosi eventi, che hanno permesso di portare vita in queste festività natalizie in tutte le frazioni. Ci sono eventi a Serrara, a Fontana, a Cibo, Succhivo e al Borgo di Sant'Angelo che quest'anno si presenta al pubblico con una rinnovata formula di almeno una coppia di eventi che attirerà l'attenzione dei numerosi turisti, ma tra poco saranno loro a presentarla. La cosa carina di quest'anno, che penso sia diciamo un po' la cifra particolare, il nome di questo cartellone si chiama infatti Mare Ottomas, sembra un gioco di parole, però è stato scelto dall'amministrazione comunale appunto per segnare un momento di svolta, ma soprattutto anche per trovare nelle radici e nel territorio la forza per ripartire, ma penso che questo ce lo dirà Irene Iacono nel suo discorso di introduzione. Grazie Gaetano, buongiorno a tutti e benvenuti al pubblico da casa che ci segue, un saluto affettuoso. Siamo qui oggi per presentare questo cartellone di eventi del prossimo e vicino Natale. Serrara Fontana parte da questo nome, Mare Ottomas, proprio come voler sottolineare, ecco, l'importanza del ritorno alle proprie origini, il recupero delle tradizioni. E questo sarà il segno distintivo di questi eventi natalizi. Serrara Fontana che si trasforma in un luogo accogliente, ecco, che abbraccia con suoni, con luci, con colori, nel segno della tradizione, che abbraccia tutti i suoi abitanti, ma anche tutti coloro che in occasione delle festività natalizie vorranno trascorrere giorni di riposo nel nostro territorio. Ecco, il Natale e le festività natalizie vogliono illuminare di speranza questo periodo che ci apprestiamo a vivere comunque in una situazione ed in una condizione, diciamo, anche molto delicata per questa nuova ondata di contagi che ahimè sta investendo il nostro, tutta l'Italia, direi, ma tutto il mondo. L'edizione di questo Natale 2021, con questi eventi che partiranno già dal 1° dicembre e termineranno il 6 gennaio con la festa della Epifania, ecco, l'edizione di questo Natale sarà una festa carica di magia e direi anche di incanto per i grandi, ma soprattutto per i più piccoli, per le famiglie. Avremo delle cose molto belle, avremo questo villaggio di Babbo Natale dove i bambini e le famiglie potranno insieme, ecco, rilassarsi e godere di tutte quelle che sono le bellezze del Natale. Il villaggio di Babbo Natale sarà installato a Serrara per una giornata e a Succhivo. Avremo i mercatini di artigianato locale a Fontana e a Succhivo. Avremo, diciamo, lo street food natalizio che ricalca proprio il cibo della tradizione locale, anche nell'ottica di quelle che sono le
indicazioni regionali di questo ultimo periodo che ci invitano alla creazione di poli per quanto riguarda, diciamo, prodotti tipici della dieta mediterranea. Ecco, anche quindi una ripartenza per i nostri territori, anche secondo, diciamo, le indicazioni dell'ente regionale. Ecco, i presepi, il Natale, la festa del presepe, no? Questi presepi che saranno realizzati nelle varie chiese, ma anche nelle case, nelle cantine, di cui potremo apprezzarne la particolare bellezza, soprattutto nella frazione di Succhivo, in questo evento che viene anche lì organizzato dall'associazione Striker. Ecco, quindi questo piccolo borgo di Succhivo che si trasforma in un borgo, diciamo, dei presepi, delle luci, delle degustazioni dei prodotti tipici natalizi per la gioia dei bambini, la cioccolata calda. Ecco, io sono qui oggi con i membri delle associazioni proprio a testimonianza di questa nuova sinergia che si è creata sul territorio. Queste iniziative sono organizzate dall'amministrazione comunale di concerto con l'operato prezioso delle associazioni. Abbiamo sostenuto sia in campagna elettorale e oggi stiamo dando, diciamo, ecco, realizzazione a quelle che erano i nostri obiettivi come squadra, al fatto che appunto lo stare insieme è uno di quei momenti, diciamo, imprescindibili per la crescita del nostro territorio. Crediamo fortemente in questo e io ringrazio oggi qui una ad una le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questo Natale e che hanno da subito accettato l'idea di redigere un unico cartellone di eventi, e sono l'associazione Gertrude Striker di Succhivo, la Proloco Serrara Fontana, la Proloco di Succhivo, l'associazione Amici di Sant'Angelo e l'associazione Circolo Culturale Enzo Giuliano. Ecco, è chiaro che tutte le manifestazioni previste terranno assolutamente debito conto di quelle che poi saranno le indicazioni regionali in caso, diciamo, di caso Covid, quindi eseguiranno altresì, diciamo, tutte le norme previste proprio nel rispetto, diciamo, della sicurezza anti-Covid. Che cosa dire sul Natale? Il Natale è la festa delle feste e non può essere, diciamo, non celebrata, e proprio quest'anno, diciamo, vogliamo attribuire tutti noi qui, tutti insieme, un senso di rinascita a questa festa, una speranza che ci viene data dalla luce del Natale, ecco, anche, diciamo, questo segno bellissimo, le luci che noi abbiamo voluto installare nel paese devono dare proprio questo segno di rinascita e di speranza. Quindi, ecco, io sono veramente contenta che l'organizzazione di questo ricco calendario di eventi sia appunto opera di questa partecipazione corale e sinergica di tutti gli attori che lavorano sul territorio. Ringrazio in particolare i consiglieri comunali che mi hanno affiancato nella realizzazione di questo evento, in primis il consigliere Roberta Mattera, il consigliere Vincenzo Maltese, ringrazio l'assessore Poerio Iacono, ma ringrazio Gaetano Di Meglio per la realizzazione del logo, per la grafica e per la comunicazione, ringrazio i miei collaboratori Paolo Di Maio, Luisa Morelli, Michela Pettorino, Antonio D'Aiello, ringrazio Cesare Mattera che ci ha aiutato, diciamo, nella redazione anche del programma natalizio, ringrazio tutti i presidenti delle associazioni che sono qui ma che anche, diciamo, sono rappresentati dai loro delegati. Ecco, ringrazio Filomena Mattera, ringrazio tutte quelle persone che veramente hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo calendario di eventi che è il Mare Coppmas e che speriamo, diciamo, porterà un po' di speranza nei nostri cuori e nei cuori di ognuno. Grazie a tutti, passo la parola. Allora, l'assessore Mattera ci racconta quello che è stato un po' il cammino, come è nata
l'idea. So che l'assessore in modo particolare si tiene ad un evento che entriamo un po' nel vivo di questo programma, che rappresenta domenica 12 dicembre a Serrata, però sarà l'assessore che ce ne racconta i dettagli e poi quello che è stato pure, diciamo, il percorso che ha portato a questo traguardo. Allora, l'importanza di creare un calendario sul natalizio sul nostro territorio è stato veramente un grande impegno, proprio per dare voce a tante persone che fanno prima di tutto artigianato e quindi valorizzare queste persone. Piccole aziende agricole anche molto presenti nei mercatini di Natale, e poi dare spazio anche alla cucina del nostro territorio. Quindi giorno 12, domenica 12, ci sarà Natale a Marakop, un street food composto da 5 chef. Saranno ragazzi giovani comunque del nostro territorio che cucineranno piatti tipici del Natale e con materie prime comunque del nostro territorio. Tutto questo dando spazio anche ai mercatini di Natale, luci e calore, proprio per cercare di sentire vivo questo Natale che purtroppo con questo Covid ci ha un pochino raffreddati. E è importante, come diceva già il sindaco, la collaborazione con le varie associazioni proprio per cercare di fare un calendario ricco, unico e bello. Daremo anche spazio ai bambini facendo delle iniziative sia come laboratori sia ascoltando musiche di Natale e leggendo magari testi di Natale, proprio per portare anche in loro un po' di atmosfera natalizia. Questo era l'intervento di Roberto Mattera. Io vi ricordo, così per entrare nel dettaglio, prima di passare la parola al nostro Vincenzo Maltese, ci sono almeno 3 giornate che noi abbiamo chiamato, ci siamo ispirati un po' alla casa di Babbo Natale, quindi abbiamo immaginato i nostri ragazzi che diventano elfi, che avranno un percorso in varie cantine, semplicemente per ricordare l'originalità, però nelle quali invece si creeranno dei laboratori artistici, dei laboratori manuali, affinché possano vivere una mattinata, una giornata all'insegna del Natale, tra canti di Natale, letture e qualche attività che comunque fa bene all'anima e fa bene a metterci in contatto con quello che è lo spirito di questo di quello che è il Natale. Consigliere Maltese, hai fatto un lavoro di collegamento, diciamo con la parte più complicata, quella di mettere le persone insieme. È stato un bel percorso, un bel impegno, che però penso che poi oggi possiamo dire sia arrivato ad un punto importante dove si cominciano a vedere un po' di soddisfazione. Allora, grazie per la parola. Anche se abbiamo avuto poco tempo, però abbiamo viaggiato sulle ali dell'entusiasmo, anche perché abbiamo una nuova amministrazione e anche i direttivi di tutte le associazioni sono tutti nuovi, quindi diciamo c'è stata un'apertura nuova e abbiamo cercato di fare un programma diverso e nonostante, ripeto, il poco lavoro, però ci siamo impegnati al massimo. Le difficoltà maggiori del nostro comune sono del territorio, perché il nostro comune, anche se piccolo, però è molto esteso e parte dalla parte più alta della nostra isola e arriva fino al mare. Quindi abbiamo molte piazze nel comune e abbiamo cercato di portare avanti un unico programma cercando di accontentare un po' tutti. Per quanto riguarda le novità, poi dopo vedrete nei dettagli, magari quando sarà diffuso tutto il programma, che cercheremo di rispettare nonostante queste limitazioni per il Covid, e sperando che tutto vada a buon fine. Ovviamente
Il consigliere maltese che voleva volare sulle ali dell'entusiasmo, lui lo dice perché essendo diciamo, noto come Enzo Drago, per lui è normale viaggiare sulle ali. Ma il programma di Serrara Fontana, Mare Coppomas, sia arricchisce anche di un'iniziativa diciamo un po' che abbraccia tutta l'isola, che già da domani mattina potrà portare i ragazzi dell'isola di Ischia a vivere quella che è una delle caratteristiche, no? Di questo periodo dell'anno, che è quello della letterina a Babbo Natale. Grazie all'agronomo di Serrara Fontana, già da domani mattina, 1° dicembre, adesso ce lo spiegheranno i diretti protagonisti nel dettaglio, per i genitori che hanno i figli piccoli che ancora si lasciano per fortuna prendere dalla magia di Babbo Natale, avranno l'occasione di poter consegnare proprio la letterina in una busta, e poi per i bambini di Serrara Fontana magari potrebbero avere un successo, ma per tutti i genitori che vogliono in qualche modo far vivere l'esperienza di imbucare una vera busta del Babbo Natale, Serrara Fontana, ovviamente che è il posto più alto, voglio dire, non serve andare al Polo Nord, basta salire qui da noi, già siamo over the top, e quindi è possibile per vivere per loro. Per i più piccoli vivere questa esperienza, ma ce lo raccontano direttamente dall'associazione della Prologo di Serrara Fontana, come funziona, quando, i tempi, i modi, e un po' quelle che sono le altre iniziative che l'associazione sta portando avanti. Sì, noi ci teniamo a evidenziare proprio la particolarità di questo programma natalizio, che non mira solo a far conoscere il Natale, perché soprattutto ai bambini, sono previste tante attività per i bambini, ma unire la tradizione natalizia alla tradizione e alla conoscenza del territorio. E questo è quello che ha fatto proprio la Prologo Serrara Fontana con questa iniziativa, quindi far conoscere il mito di San Nicola ai ragazzi, quindi invogliandoli, spronandoli a scrivere una letterina a San Nicola, installando una cassettina delle lettere in Piazza Fontana, che è la piazza più alta dell'isola, ma al contempo accompagnarli e avvicinarli alla montagna e alla conoscenza dell'Eremo. Abbiamo un bellissimo Eremo in cima all'Eromeno che vogliamo riqualificare. Questo è il connubio perfetto che abbraccia appunto la tradizione natalizia, quindi sfruttando il mito di San Nicola, e una grandissima tradizione nel nostro comune di Serrara Fontana. Tante sono le attività previste per i bambini, anche le attività comunali, quindi le creazioni con gli elfi, non solo accompagnarli in montagna, ma la cantina, che sono degli ambienti famosi nel nostro comune che abbracciano tutta la storia di Serrara Fontana. Io a nome della Prologo di Serrara Fontana ci tenevo a ringraziare il sindaco e i consiglieri per la vicinanza che hanno dimostrato e per la voglia che hanno avuto. Che ci hanno messo per collaborare con noi e con tutte le associazioni del territorio, che ringrazio, perché questa collaborazione può sembrare scontata, ma in realtà non lo è affatto. Quindi collaborare e comunicare con le altre associazioni del territorio affinché si possa formare un calendario lungo di eventi senza sovrapposizioni e andando a coprire tutti i punti del territorio è sicuramente molto importante. Quindi quello che ci resta da sperare è solo che il tempo ci dia, sia buono, e che il Covid non diragli. Questo del Covid è un argomento che lo diciamo, ma semplicemente lo diciamo pure a quelli che vivono questo periodo di pandemia con qualche preoccupazione in più. Tutti gli eventi saranno regolati da quelle che sono le norme anti-Covid, e seguiremo quelle che sono le indicazioni che ci prevengono dalla Regione, dal Ministero. Quindi noi stiamo presentando questo programma con la speranza che possiamo completarlo tutto. La nostra intenzione è quella di far vivere il miglior Natale possibile ai turisti e ai residenti del comune di Serrara Fontana. Siamo pronti, abbiamo fatto i compiti a casa e ci stiamo presentando a quelli che sono i turisti, gli ospiti. Abbiamo realizzato anche un programma per quanti imprenditori vorranno anche comunicare ai propri turisti e partire con le prenotazioni alberghiere, che noi speriamo siano tante. E dal monte arriviamo al mare, a Sant'Angelo, con gli amici dell'associazione di Sant'Angelo, e sono in programma 2 giorni in particolare. Soprattutto due giornate di sole, noi speriamo, il bel sole che ci permetta di vivere tutta la bellezza di Sant'Angelo. In programma tante cose. Quello di Sant'Angelo, diciamo, dell'Associazione Amici di Sant'Angelo, è un po' la parte più che ha bisogno di conoscere bene quelli che sono l'evolversi del Covid, ma saranno
i nostri amici di Sant'Angelo a raccontarci quella che è la loro proposta e che ci permetteranno ai nostri ospiti di vivere appieno pure questa altra parte del territorio. Grazie Gaetano. Allora, noi come Associazione Amici Sant'Angelo quest'anno abbiamo organizzato due eventi principali, uno un po' più importante che si chiamerà Vetrine d'autore e vogliamo dare, diciamo, lustro e vogliamo anche far sì che le vetrine che, delle varie boutique che per Sant'Angelo adesso tutti i locali sono chiusi vengano riattivate e abbiamo creato questo contest invitando vari artisti sia isolani che nazionali ad allestire le vetrine vuote con opere d'arte e ogni vetrina verrà equipaggiata con un QR code dove il turista potrà scansionare e visionare direttamente la pagina dell'artista o il sito web e così da dare anche visibilità. Abbiamo trasformato una galleria a cielo aperto, esattamente. Questo evento durerà 30 giorni, dall'8 dicembre all'8 gennaio. È aperto tutto il giorno perché comunque le vetrine sono a piena disposizione e verranno anche illuminate nelle ore notturne e si creerà così una galleria a cielo aperto. E in più il 28 abbiamo programmato uno street food dove abbiamo coinvolto sia bar che ristoranti del borgo e daremo, come ha già detto il sindaco, un maggiore risalto a quello che è l'enogastronomia isolana, quindi con piatti tipici e vini tipici. E, poi vabbè, ci saranno le varie le varie iniziative anche per i bambini, tra cui Babbo Natale e la Befana. Il 25 per la giornata di Natale da poter vivere con i bambini, c'è l'animazione. Esattamente, c'è l'animazione in piazza e questo è quanto. Io ci tengo anch'io a ringraziare sia l'amministrazione e sia anche le altre associazioni perché è un percorso veramente formativo per tutti noi ed è bello questa sinergia di forze con le varie associazioni e l'amministrazione. Giusto, vuoi dire tu qualche altra cosa? È stato abbastanza chiaro, quindi non aggiungere altro. Allora, noi abbiamo terminato, vi auguriamo buon pranzo. Vi ricordiamo che da quest'anno c'è un hashtag in più da utilizzare, Mare Coppomas, un modo diverso per condividere. A breve attiveremo anche tutti i profili social per poter essere sempre informati su tutte le iniziative del nostro cartellone, per seguirlo in diretta, per vedere le foto, i racconti successivi, per restare comunque informati. Quindi vi segnaliamo la pagina del Comune di Serra La Fontana, nel quale siamo in diretta. Ringraziamo i mezzi di comunicazione che hanno rappresentato e sostenuto questa conferenza stampa. Ringraziamo il Golfo, ringraziamo Nuvola TV, Tele Ischia, del Vispoli che sono stati presenti e vi auguriamo a tutti buona giornata e mi raccomando, Mare Coppomas.